Sì, grazie Presidente, grazie Assessore della risposta. Io non avevo dubbi che lei mi avrebbe risposto così. L'interrogazione in effetti non è un'interrogazione tecnica, nel senso che non è che l'ho fatta perché avessi dubbi che lei come Assessore non avrebbe avuto questa sensibilità. Però ci tenevo anche che fosse detto a microfono, per il semplice fatto che purtroppo, siccome l'ho spiegato anche nel testo, la mozione è stata fatta proprio, quindi non c'è stato dibattito, non è mai stato diciamo nominato questo particolare, che secondo me è importante proprio dal punto di vista politico, non tanto tecnico, perché non essendo fra l'altro sanzionata l'eventuale mancanza da parte dei cittadini, quindi l'occupazione del parcheggio anche da parte di chi non accompagna i minori, aveva appunto questa interrogazione da parte mia una valenza diciamo simbolica ma soprattutto politica, che io ritengo molto importante per il fatto che ritengo importante non soltanto perché l'accudimento del figlio, del bambino piccolo, sia un onere per i genitori, ma anche un onore, nel senso che penso, sì, che soprattutto nelle nuove generazioni, moltissimi genitori, per fortuna, dico io, genitori maschi si sentono onorati di poter accompagnare il bambino a fare tutte quelle cose che tanti anni fa invece si sentiva in dovere solo la mamma di fare. Allora questo rappresenta un'evoluzione ovviamente importante delle responsabilità, ma anche del sentirsi importanti proprio nella vita del bambino, no? E quindi l'importanza che deve avere la presenza costante di ambedue i genitori proprio per una crescita felice, tra virgolette, della persona in quanto minore. E quindi per questo motivo ho voluto rimarcare con la carta scritta questo significato che ritengo politicamente fondamentale anche insomma, per questa amministrazione, che ha dato ampio spazio negli anni ad un discorso di genitorialità che appunto andasse oltre quello di pensare sempre solo alla mamma come unica appunto portatrice di oneri e onori rispetto all'educazione e all'accudimento del bimbo. Quindi la ringrazio comunque per la sua risposta e spero vivamente che questa iniziativa possa rappresentare non solo tecnicamente una possibilità in più per i cittadini e le cittadine rispetto a questa questione, ma che rappresenti anche simbolicamente appunto un passo avanti rispetto a un significato appunto più ampio. Quindi ribadisco, non so se l'ho detto prima, che mi ritenevo soddisfatta, ma penso di sì.